La recensione del nuovo Moretti la voglio fare assolutamente per tutta una serie di motivi, tra cui mi porto avanti con la copertura di Cannes, con Östlund, presidente di giuria, è probabile che questo film piaccia molto, piacerà molto alla critica francese e secondo me potrebbe anche vincere qualcosa, perché quando ti ricapita di sfoggiare la maglietta Communist Party ormai non ci sono più tanti eventi slash film che sono così in consonanza con questa t-shirt e perché, voglio dire, il film di Nanni Moretti è sempre un evento. Non so quanto qui su YouTube, ma nella vita reale, dove si aggirano i radical chic e i Nanni Morettiani d'Italia, lo è. Anzi, lo è tornato ad essere, perché se ripensi agli ultimi film di Nanni Moretti, in particolare lo scena agghiacciante Trapiani, si era un po' perso questo gusto. Di fatto si è ritrovato il pubblico di Nanni Moretti perché adesso dell'avvenire ci consegna un Nanni Moretti ritrovato che fa la cosa che gli riesce meglio, ovvero essere se stesso. Essere Nanni Moretti persona regista e Nanni Moretti personaggio concetto del Nanni Morettismo. Il Sol dell'avvenire, che sì, già dal suo titolo richiama uno dei simboli collegati all'utopia comunista. È la storia in cui Moretti fa da regista, da attore, come capitava spesso tempo addietro, ma anche più di recente nel suo cinema, e interpreta Giovanni, questo regista che, cito, fa un film una volta ogni 5 anni ed è alle prese con una ricostruzione di quanto avvenuto nell'Italia a metà degli anni 50, quando il Partito Comunista Italiano tradì i propri iscritti, tradì la causa dell'Ungheria e si schierò con l'URSS. Per quanto ci trasmette questo film, questo è un momento chiave in cui il comunismo italiano smette di essere un modo possibile di interpretare quanto nato da Marx in giù e diventa un allinearsi a posizioni non troppo condivisibili col senno del poi dell'URSS. E verrebbe da dire che però la storia non si fa con i se e con i ma. Ma Moretti, un po' per l'età che ha, un po' perché è nostalgico, un po' perché ha deciso così, nel suo film decide che chi l'ha detto che la storia non si fa con i se e crea questa cornice con all'interno un film nel film in cui il regista dovrebbe raccontare una storia, ma finisce per tentare di creare una versione alternativa della storia italiana, un'ucronia, in cui il PCI ci ha visto lungo e ha capito che era il momento di rompere con l'URSS. Parla di questo il Sol dell'Avvenire? Assolutamente no, a parte negli ultimi 5 minuti. Per il resto del film parla di Nanni Moretti e di una cosa bruttissima che succede a tanti registi che hanno la sua età, ovvero non solo di sentire il decadimento fisico, mentale che avanza, ma soprattutto di incontrare la forma di morte peggiore, che non è tanto la morte in sé, il fine vita, quanto vedere ancora in vita che tutte le cose che per te sono state importanti, fondative, a cui tieni ancora, lentamente morire prima di te. Un po' come le persone dicono: non vorrei mai sopravvivere ai miei figli, non vorrei mai conoscere lo strazio di vederli morire. Per questo genere di regista, vedere morire le proprie ideologie politiche e il cinema come loro lo intendono è altrettanto terrificante e doloroso. Quindi, in un certo qual modo, questo film, pur essendo una commedia divertente che farà divertire un po' tutti, ma soprattutto chi ama il morettismo nel senso di certe pose, certi atteggiamenti, certe battute che a un certo punto ci si aspetta da Nanni Moretti e che lui in questo film dà in grande quantità, diventa uno di quei film meravigliosi in cui si parla di depressione, si parla di morte, si parla di suicidio a lungo carezzato dal protagonista che è un proxy del regista, ma il punto non è mai arrivare a mostrare la morte del personaggio o affrontare la propria morte, ma trovare un modo attraverso la depressione di parlare di ciò che è importante e ritrovare la bellezza della vita. A me è venuto in mente vedendo questo film un po' il gusto della ciliegia, cioè un film che è pronto persino a tradire se stesso pur di dire che almeno nella finzione filmica un senso della vita per cui non ammazzarsi c'è. Certo, poi ripensandoci è comunque raggelante pensare che è un'utopia che in realtà non si è realizzata come nel Sol dell'Avvenire, ma prendiamo quel che viene. Per quanto riguarda il film, devo dire che sinceramente l'ho trovato
un compromesso, ma fatto molto bene, che ci restituisce un anno in grande forma. Perché compromesso? Perché non trovo un modo più fine di dirlo, Nanni Moretti si è memificato. A tratti, soprattutto nell'inizio del film, è la yassificazione di se stesso. Cioè, Nanni Moretti ha capito che per parlare un po' alle generazioni che non hanno tutto il pregresso degli anni 70-80, sia politico, quelli che gli dicono: ah, perché i comunisti esistevano veramente in Italia? Cosa che fa un personaggio nel film, deve un po' memificare se stesso, raccontarsi attraverso queste clip veloci, altamente condivisibili online. Non vedo l'ora di avere la GIF di Nanni Moretti che dice What the fuck? Dall'altra, pian piano ti immerge e parla anche al suo pubblico classico, che qui, piangeroni, commozione, eventi. E in un certo qual modo il film è un compromesso su entrambi i punti, perché memificarsi o dare ai morettiani quel che si aspetta da Nanni Moretti, dalla copertina citazione a tutto quello che volete, l'invettiva sui sabò, è esattamente quella roba lì. Però è anche un passo avanti, e sarà appunto perché delle donne hanno messo mano alla sceneggiatura, sarà perché comunque Nanni è pronto a dei compromessi che magari in passato, un po' anche per narcisismo, non avrebbe avuto, non avrebbe fatto. Qui c'è comunque un avanzamento, una diversificazione o anche una resa che in alcuni punti può essere dolorosa. Cioè, va tutto bene, ok, va bene così. Dall'altra, gli permette di aprirsi un po' come per esempio l'aveva fatto Tre Piani, che era il peggio del paternalismo e della misoginia. Qui invece, per esempio, vediamo una Margherita Bui che, se avete visto un po' di film di Nanni Moretti, qui è proprio un simbolo che porta alla catarsi. Che riesce dopo tanti anni, dopo tanti film, lei è la moglie cinematografica di Nanni, ma forse anche un po' la moglie vera e propria, a mollarlo e passa tutto il film a tentare di spiegargli questa cosa, perché lui non riesce neanche a concepirla. E a un certo punto Nanni, in questi film che immagina, film che vorrebbe girare mentre sta girando il film, film dentro il film, metafilm molto meta, suggerisce a una versione cinematografica giovanile del personaggio di Paola, di Margherita Bui, le cose da rimproverare a se stesso giovane. E attraverso questo personaggio si dice tutti i suoi difetti, che è pronto per una volta a riconoscersi. Il fatto che fa solo film quando sta male, il fatto che è talmente ego riferita e narcisista che non vede gli altri. Spesso nei film di Nanni Moretti, un po' anche in questo, gli altri personaggi non sono sviluppati perché tutto gira intorno a ciò che lui sente, vede e al suo dolore. E tutta una serie di altre cose. I momenti moretiani un po' sono un po' posticci, ma comunque divertenti, un po' sono assolutamente esilaranti. E per tornare al discorso che vi stavo facendo prima sulle donne in questo film, anche il personaggio della Bubulova di solito sarebbe il personaggio abrasivo antipatico che osa contrapporsi a Nanni Moretti. Invece in questo caso poi è quella che fornisce la chiave interpretazione del film dentro al film e del film stesso, prima di tutti. E il fatto che un personaggio di questo tipo non sia soltanto un idiota che vuole improvvisare, che porta i sabò, ma anche quella che ha capito prima di Nanni Moretti, tutto il punto, Nanni Moretti, Giovanni, personaggio, tutto il punto, è una cosa per certi versi sorprendente. Per certi versi a me è un po' ricordato, so che è un paragone azzardato, ma lo voglio fare, Greta Gerwig, nel modo in cui dialoga e dà al pubblico affezionato ciò che si aspetta all'interno di un contesto di valori, ideologie. Un po' mi ha ricordato, è una cosa che probabilmente a Moretti farebbe accapponare la pelle, Quentin Tarantino. Questo non l'ho connesso subito, ma l'ho letto in alcune recensioni di alcuni colleghi italiani. E è vero, nel senso che probabilmente è Quentin Tarantino che è più invecchia più insieme a Moretti, però questo è anche un film che racconta la pesantezza, il dolore e quanto ti rende antipatico consapevolmente essere uno duro e puro che rimane fedele ai suoi valori. Di solito nei film, quando viene raccontato qualcuno di coraggioso che non, rispetto a come cambia la società, rimane fedele a un'idea, specie se politica, è un eroe. Invece qui Moretti racconta la tentazione del compromesso e di quanto gli costi, anche umanamente, rimanere un alfiere di certe idee
anche quando poi nella pratica sono state messe in pratica male e sono naufragate e sono costante fonte di, come posso dire, delusione, un po' la rappresentazione plastica del essere un elettore del PD. E in questo senso il film è riuscito. Poi io ho amato molto il fatto che sia un po' l'antilocura, nel senso che probabilmente ricorderete il celebre passaggio di Boris in cui si dice: là fuori c'è la morte in questo paese e siamo qui a cantare canzonette. Chiaro riferimento alla serie Rai Fiction, Tutti pazzi per amore. Questo è un film che Nanni Moretti, praticamente lui sta girando un film e sta pensando a un film che poi ti rendi conto è il film che stai vedendo. Non so se è chiaro. E lui dice: io voglio fare un film su una coppia che sta da tanto tempo insieme, che un po' è la coppia di lui e Paola, un po' è la coppia di lui e il comunismo, un po' come nella cura, no? È il rapporto con la donna amata o è il rapporto con Dio o con la tuo ideale, la tua morale, con tante belle canzoni italiane. E alcuni anche un po' giustamente hanno detto: sì, metti le canzoni, ma non basta mettere una canzone di Noemi, farla entrare nel canone morettiano insieme a De André, insieme a Battiato. Parentesi, si vede che Battiato è morto, vero? Perché era uno che non mollava quasi mai diritti delle sue canzoni. Da quando ci ha lasciato, cioè, non c'è film italiano in cui a un certo punto non spunti fuori, pensate all'ultimo Salvatores, una canzone di Battiato. Forse preferivo prima, anche se vabbè, chi si merita più Battiato di Moretti, tutto sommato, chiusa parentesi. È un film comunque non innovativo, ma è un film coerente dentro un canone che racconta anche una passione per il cinema, per quello che significa fare cinema, per fare cinema insieme, con tutte le tirate di Moretti che comunque io apprezzo, sarà perché ultimamente il film, se il cinema come gusto, si è mosso da una parte in una certa direzione di pudore che è molto morettiana, vedi la Bui che dice: no, non voglio parlare di sesso neanche su psicoterapista, ma dall'altra la violenza come intrattenimento è una roba che Moretti mena le tolle da millenni. Però una volta i target, l'obiettivo, il film con cui se la prendeva, vedi Strange Days della Bigelow, tu dici: magari sono d'accordo in linea teorica, però nella pratica stai attaccando un film che non è una stronzata. E adesso il mondo tra Netflix e quel tipo di violenza di cui Moretti parla, con quel fantastico cameo, che ho mollato uno in sala, rende facile per Moretti avere ragione, perché quella violenza esibita di cui si gode della violenza, senza cui non c'è detto niente a parte l'intrattenimento più becero. Tra l'altro io continuo a dirlo sempre: cosa dice del nostro mondo il fatto che per intrattenimento becero preferiamo la gente che si squarta che la gente che scopa? Boh, chi può dirlo? È facile per Moretti avere ragione, ma forse perché il livello è un po' diverso rispetto ai tempi di Strange Days. Idem lo strale contro Netflix, cioè è talmente per certi versi degradante dell'idea di cinema che Moretti ha, che i cinefili appassionati hanno, quella concezione di minuto 5, minuto 12, minuto 36, che la scena diventa eccezionale, ma questi grandi vecchi possono continuare a riflettere su quello che hanno riflettuto per una vita e sta a una nuova generazione mostrare una nuova via? Secondo me sì, e secondo me, dato com'è a metà strada tra accontentare il vecchio pubblico e tirarne dentro di nuovo, può essere un ottimo film entry level nel super morettismo bros per chi magari è, giustamente, per questioni anagrafiche o per questioni di curiosità, al suo primo anno di Moretti.